state facendo di tutto, no, come amministrazione comunale per evitare l'aumento dell'IMU. Che speranze ci sono per arrivare a una dilazione entro il 31 ottobre? Cioè, la dilazione del Consiglio, come già ho accennato qui, il Consiglio stesso, noi lo aggiorniamo al 31 di ottobre, che è il termine ultimo previsto dalla normativa per l'approvazione delle nuove aliquote IMU. E riteniamo di doverlo fare perché è un obbligo che abbiamo preso nei confronti anche della cittadinanza, per far sì che questo tempo ancora disponibile lo si possa utilizzare per addivenire eventualmente a una dilazione, a una rateizzazione, a una qualsiasi forma che ci possa consentire di non aumentare l'IMU nelle sue espressioni massime. Ed è chiaro che a questa possibilità che noi stiamo utilizzando nei confronti di sentenze favorevoli, quindi con un avvocato di parte, per far sì di spalmare entro i tre esercizi successivi, quindi non andare soltanto ad inficiare una proposta di leva fiscale solo sull'esercizio 2012, ci consentirebbe di poter fare una manovra finanziaria molto più lieve rispetto a quella che ci dovrebbe essere obbligata a farlo qualora non ci fosse questa dilazione, quindi trovare la copertura solo ed esclusivamente nell'anno 2012. Qua da premettere comunque che se questa manovra viene fatta nei limiti massimi nell'anno 2012, nel bilancio triennale è già previsto un abbattimento per l'anno 2013, quindi di conseguenza è solo per quella questione di far fronte a queste sentenze che ci vengono addosso da 35 anni fa. Quanto sono distanti le posizioni tra l'amministrazione comunale e la posizione principale? Non è tanto la distanza tra quella che potrebbe essere la transazione, la distanza è generata proprio dalla quantificazione della sentenza, che secondo i nostri calcoli ha un valore e per loro ne ha un altro. Quindi una loro richiesta di transazione totale è superiore all'importo che viene dalla sentenza, quindi non possiamo assolutamente accettare una parte del genere. Quindi dovrebbe essere prima di tutto rifatto il conteggio da parte loro e riportarlo sui termini così come previsto la sentenza. Solo in quel caso, di fronte a una comunanza di valori tra il nostro e loro, si può trovare poi la soluzione per una transazione. Però al momento non c'è questo valore base concorde da ambe le parti sul quale poter lavorare. E questa è la difficoltà che quindi nell'ipotesi migliore non c'è nessun aumento, perché non ci sarebbe nessun aumento dell'IMU quest'anno. No, al momento. L'ipotesi migliore, l'IMU comunque sarebbe aumentata ma contenuta. Okay. Con un particolare riguardo all'aspetto sociale, quindi la prima casa non viene intaccata e comunque anche con la manovra massima non viene intaccata la prima casa, però nella prima manovra, quella più lieve, ci sarebbe addirittura un abbattimento per le categorie produttive, professionali e quindi commerciali, quelle che oggi effettivamente ne risentono più la produzione. E nell'ipotesi peggiore, proprio mettiamoci nella peggiore ipotesi peggiore, andrebbe escluso la prima casa, dovrebbe andare tutto il 10 e 60. Tutto il 10 e 60. Grazie.